Benvenuti o ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi andiamo a giocare un gioco che attualmente costa dai 5 ai 7 euro. E se avete la possibilità di prendervelo, ve lo posso solamente consigliare perché un tower defense di questo genere non si vedono molto. Noi per adesso non ne ho mai visto uno del genere. Quindi andiamo direttamente dentro nella mappa, andiamo a sceglierci con chi cominciare. Noi cominciamo con classico Dow and Daga, quindi è tipo l'arciere. Qua abbiamo anche dei modificatori che abbiamo sbloccato. Andremo a giocarlo senza modificatori perché voglio spiegarvi il gioco così vaniglia, diciamo. E qua dei mutators che sono praticamente delle difficoltà in più che vanno ad incrementare la difficoltà del gioco. Dai, non ci perdiamo in chiacchiere, vado e voglio andare a farvi vedere subito come si gioca. Noi siamo questo re. Questo c'è un piccolo tutorial qua. Piccolo tutorial. Sparo automatico, quindi non bisogna mirare. E tutti i mostri. I nemici che uccidiamo ci danno delle. Ci danno delle monete. Come vedete, sullo schermo appaiono questi quadratini. In questi quadratini possiamo andare per 3 monete. Quindi in fondo a destra, qua, per 3 monete possiamo andare a costruirci la nostra prima costruzione, che è questo che è il nostro villaggio. Come vedete sulla carta, alla nostra destra compariranno dei nemici che arrivano da parte destra e verranno qua, faranno questa strada qua e verranno ad attaccarci. Quindi, le monete le abbiamo spese, quando abbiamo speso tutte le monete non possiamo più fare altro che partire e andare nella parte notturna. Nella parte notturna arrivano i nemici e provano ad attaccare il nostro castello. Questo logicamente è un tutorial, quindi è molto facile. Però è buono perché ci spiega come si gioca un po' il gioco. Io ve lo spiego adesso perché è un po' in inglese, però è di una facilità incredibile. Bisogna praticamente accumulare monete e con le monete si va a costruire il villaggio. Questo è in base al gioco. A me piace la grafica, che è semplice, bellina, molto molto carina. Non dobbiamo neanche mirare, che abbiamo la mira automatica. E quando la notte è finita, fra un po' è finita, vi farò vedere cosa succede. Questi li battiamo subito, molto facili. Praticamente dopo il livello di difficoltà è molto più alto e arrivano nemici che volano, arrivano nemici con lo scudo, arrivano delle catapulte, quindi è molto 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 complesso. Ah, possiamo anche attaccare i nemici non solo col nostro arco, abbiamo anche una sottospecie di spada. Dobbiamo andare ad attaccare questi nemici, me l'ero quasi dimenticato. Esattamente. E adesso la notte è finita, quindi ritorniamo al nostro villaggio. Come vedete, adesso abbiamo 6 oro, 6 monete. Per 2 monete andiamo a costruirci una casa. Cosa fa la casa? La casa ci dà ogni giornata che passa una moneta in più. Perfetto. Quindi adesso abbiamo speso tutte le monete, andiamo in battaglia. Questi li battiamo, proviamo a batterli il più velocemente possibile. Anche logicamente possiamo prendere danni, ma adesso non mi interessano i danni. Non mi interessano i danni, perfetto. Come vedete, ta 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 ta, i soldi dalla casa. Non ci sono solamente case, logicamente ci sono anche torrette. Possono costruire delle torrette e le torrette si possono anche potenziare più avanti nel gioco. Adesso andiamo direttamente alla notte. Faccio vedere anche che le torrette sono veramente forti.
Eccole qua. Teoricamente non dovremmo neanche andare a colpirli con la nostra spada, perché sono talmente facili i primi. Quando abbiamo fatto il tutorial andiamo nel gioco vero e proprio. Perfetto, adesso abbiamo 7 denari, 7 denari, chiamiamo denari. Possiamo andare a ad upgrade il castello. Possiamo sceglierci 2 upgrade, qua ce ne sarebbe logicamente 4 quando li sbloccheremo. Poi vorrei andare a prendere questo, che ogni livello ogni giorno che passiamo ci upgrada una casa a livello 2. Questo è buono, perché le case a livello 2 ci danno logicamente molti più soldi. Non una moneta, penso che ce ne siano 2 di moneta. Ma ce li facciamo easy. Andiamo un po' ad aiutare le nostre torrette, in modo tale che finisca questo tutorial il più veloce possibile. Il nostro attacco con la spada è molto forte, bisogna dirlo, eh? Molto forte. Ah, nel caso noi dovessimo morire, muori, no, non moriamo. Non siamo morti del tutto, risponiamo dopo una certa, dopo un certo tempo. Perfetto, adesso abbiamo 10 monete. Cosa potremmo fare? Se potremmo andare a costruirci, in modo tale che vi faccia vedere qua il nostro nostra recinzione. Qua potremmo andarci a fare un mulino, il mulino che ci porta una moneta al giorno. Mulino che ci porta una moneta al giorno, faccio vedere, facciamo pieno di mulini. E dopo con una moneta non possiamo fare più niente, quindi andiamo avanti. Le monete che non spendiamo, logicamente, ce le verranno date nel turno successivo. Quindi non sono perse. Qua io vorrei provare a morire. Perfetto. Adesso siamo morti. Però riviviamo in 10 secondi. Non pensavo fosse così poco il tempo. Però in 10 secondi possiamo ritornare. Eccoci qua. E siamo ritornati full life. Finché la recinzione non è rotta, non possono entrare. Come vedete adesso arrivano anche diversi nemici. Arrivano nemici con la spada e vabbè, altri nemici insomma. E qua ci costruiamo la nostra prima caserma. Io vorrei dire che ci facciamo i cavalieri. E adesso abbiamo i nostri primi cavalieri. Per 8 potremo potenziarcene ancora. Oppure vi faccio vedere, no, la casa ve l'ho fatta vedere. Qua c'è la casa, qua c'è la torretta. Potremmo andare a potenziarci una torretta. Perfetto, andiamo a potenziarci anche la torretta qua sopra. Perfetto. E adesso possiamo prendere i nostri cavalieri e metterli qua. Tac. Ecco che li abbiamo messi qua i cavalieri. E adesso vanno ad attaccare direttamente i nemici. Quando i cavalieri muoiono, muoiono però rispawnano, come vedete adesso ne moriranno un paio, esattamente, rispawnano piano piano dalla caserma. Vedete che la caserma si sta caricando, tac, arriva il nostro cavaliere. Il nostro cavaliere va direttamente lì dove lo avevamo posizionato in precedenza. Perfetto. Cavalieri vanno esattamente. E le monete penso che le raccoglie automaticamente. Va bene, va bene. Adesso i cavalieri bisogna andare a riposizionarli. Li riprendiamo e li portiamo di nuovo qua. Perfetto. Adesso per 20 monete direi che andiamo a potenziarci un po' la caserma e riceviamo altri 4 cavalieri che li posizioniamo qua. Perfetto. E adesso vorrei dire che andiamo a... Ma sì, dai, ci facciamo una torretta, tanto per. Adesso lasciamo che arrivi la notte.
Perfetto, qua aiutiamo un po' i cavalieri. Ta 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 ta, noi siamo quasi morti, adesso possiamo provare a scappare un pochettino. E ci richiamo comunque la vita, quindi abbiamo anche un po' di rigenerazione della vita, che è sempre buona cosa, che è sempre cosa buona e giusta. Perfetto. Perfetto, e adesso arrivano degli altri soldati. Qua abbiamo una casetta. Ma sì, dai, ci costruiamo una casetta, che tanto abbiamo tanti soldi e quindi non è che ci interessi più di molto. Dai, ci potenziamo tutte le casette. Ci facciamo anche il mulino un po' più forte. Ci produce un po' di più. Un po' di più oro. Abbiamo ancora 10. Cos'è che possiamo prendere per 10? Possiamo solamente potenziarci le casucce. E basta, adesso non possiamo prendere più altro perché abbiamo... Ah, qua. Un'altra casuccia. Esattamente. Adesso prendiamo i nostri cavalieri. Andiamo a posizionarli qua. E adesso aspettiamo che arrivi la notte. E adesso arrivano dei nemici un pochettino più forti. Come vedete resistono ai danni. Resistono un po' di più ai danni. Però vabbè, essendo un tutorial è molto facile, quindi. Non interessa di morire assolutamente. Ecco che sono di nuovo. Di nuovo in piedi. Si può correre un po' più velocemente. Non si possono schivare, non c'è il dash, però si può correre un po' più velocemente. Vittoria. Va bene, questo era un po' il tutorial delle basi del gioco. Nuovo record, va bene. Ah, dividiamo immediatamente, va bene. Un nuovo upgrade per le tower di difesa, molto bene. Abbiamo Commander Mode, 40% in più di danni. Abbiamo Magic Armor. Abbiamo Back to Map. E adesso andiamo a fare la seconda mappa, che è un po' più, vabbè, un pochettino più complicata. Io l'ho già giocata una o due volte, per quello che sono riuscito a... per quello che c'è scritto 2 su 6 sotto la mia mappa. Dai, andiamo a giocare su, assolutamente. Ci prendiamo assolutamente 2 perk. Ce li prendiamo. Tutte le unità e le costruzioni fanno 40% più di danni ai nemici. Ma il mio di danno, quello che faccio io, è 60% meno effettivo. Ma lo prendiamo lo stesso. E dopo vorrei prendermi tutte le torri. Hanno 33% in più di range e fanno 33% in più di danni. Questo lo prendiamo e andiamo. Eccoci qua per la prima partita. Allora, subito ci costruiamo logicamente il castello, che ci serve subito. I primi nemici arrivano in fondo a destra. Io vorrei dire di farci subito un paio di casette. Da quello che ho imparato, i primi nemici si possono anche sconfiggere da soli senza l'aiuto di... Ah, non abbiamo abbastanza, vabbè. Senza l'aiuto di arcieri o di cavalieri, insomma. Possiamo direttamente ucciderli noi. Belli forti, bisogna dire, però vabbè, dovremmo farcela anche tranquillamente. Il nostro castello attacca, vi faccio vedere come il nostro castello attacca i nemici. Vedete? Il castello attacca i nemici. E questi erano i primi nemici. Perfetto. Riceviamo 8, adesso arrivano da in alto, dall'alto, quindi direi di farci una torretta qua prima di tutto. E dopo di farci un'altra casetta.
Ne facciamo due di casette. Adesso dovremmo teoricamente farcela anche abbastanza facilmente con una torretta in più. Il secondo round di 13. Uccidi, uccidi, uccidi. Aspetta. Loro vanno ad attaccarmi direttamente il primo edificio, ma io li posso un po' distrarre e attirare verso di me in modo tale che... Non ve l'ho ancora detto, se le nostre abitazioni o le nostre costruzioni vengono distrutte, il giorno dopo le riprendiamo completamente costruite. Quindi questa trovo una roba bellissima, veramente una figata assurda. Qua andiamo a farci un'altra torretta o un mulino. Io vorrei dire di andare forse a farmi direttamente il castello, visto che sti otto qua dovremmo batterli. Ci facciamo una torretta e ci facciamo il castello potenziato. Dopo ci prendiamo l'upgrade che ogni giorno ci sale il livello di una casa di un livello, quindi prendiamo molti più soldi. E adesso andiamo all'attacco. Adesso proverò un po' ad attirarli verso le mie torrette in modo tale che prendano più danni possibili. Oh, venite qua, venite qua, venite qua. Io non voglio che la mia torretta si distrugga. Va bene, va bene, va bene. E anche questo livello è andato anche abbastanza facilmente. Ta 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 tac. 10 monete. Adesso arrivano da tre lati. Arrivano da sud, da est e da nord. Quindi direi di farci adesso... Forse adesso avremo bisogno di un paio di unità. Dai, che ci facciamo subito la baracca, dai. Ci facciamo la baracca e ci prendiamo i cavalieri, che mi piacciono molto. E li mettiamo qua sotto. Qua mettiamo i cavalieri. Abbiamo ancora 6. Io direi di farci un'altra casetta. O forse una torretta. Ci facciamo torretta e casetta. Casetta. Ah, non possiamo più, va bene. Perfetto, e adesso andiamo nella notte. Tanto è salita un'altra casa, è salita di livello. Perfetto, i nostri cavalieri. Qua abbiamo solamente la nostra torretta, che però veramente fa tanti di quei danni. Sì, le nostre torrette ce la fanno facilmente. Non serve neanche che gli diamo una mano. Perfetto. Perfetto, questi qua chillano. Ci prendiamo tutte le monete. Bene. E adesso perché ti tornano? Ah, adesso ci sono qua dei nemici che volano, e quindi non possiamo farci niente contro i nemici che volano. Ci servirebbero degli arcieri teoricamente, o un'altra torretta. Facciamo gli arcieri. Facciamo gli arcieri e ci facciamo anche una torretta qua, in modo tale che è super safe. Ci potremmo fare anche qua la prima recinzione del castello. I miei arcieri li piazzo qua. Perfetto, adesso abbiamo 5. Io direi che per 5 si può fare un'altra casetta. Sì, facciamo un'altra casetta. E per 3 direi che ci potremmo andare a fare l'ultima casetta qua in fondo. Va bene. E adesso andiamo... Ah, non sono quelli che volano? Oh, pensavo fossero quelli che volano. Ops, scusate, non sono quelli che volano. Sono quelli che arrivano, che ti arrivano contro il castello e provano a battertelo. Vabbè, 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 ce l'abbiamo fatta comunque. Adesso abbiamo qua, io prenderei tutti questi e li metterei qua giù, perché adesso arrivano tutti da questa parte qua i nemici. Perfetto. Abbiamo 13 di oro. Potremmo andare a farci fare un'altra casetta, oppure ci potenziamo le torrette. Io vorrei andare a potenziarmi le torrette, così. E la casetta mi sembra un po' troppo pericolosa. Per 3 potremmo andare a farci un mulino, dai.
Facciamo un mulino per tre. E andiamo in battaglia. Adesso arrivano 40 nemici, 20 e 20. Nel primo livello non dovrebbero averci. Non dovremmo averci tanti problemi. Dovremmo farcela anche abbastanza easy, diciamo. Com'è il gioco? Mi piace. A me piace tantissimo. Lo porterò più spesso sul canale. Assolutamente. Perché è un gioco che mi entusiasma tantissimo. Tanto qua abbiamo rischiato un po' troppo. Vabbè. Adesso andranno... Va bene, dai. Spero che mi distruggano la mia torretta. Perché voglio farvi vedere come si ricostruisce la torretta. Dai, distruggetemi la torretta, dai. Che voglio farvi vedere come si ricostruiscono le cose. Si ricostruiscono automatiche, però è sempre bello. È sempre bello vederlo. Va bene. Easy. Ci prendiamo tutti i bei soldini. Adesso io direi di andare a costruirci una torretta qua, perché arrivano anche da questa parte, dalla sinistra. Ci potenziamo anche la torretta da questa parte. E andiamo a farci forse degli arcieri. Andiamo a farci un paio di arcieri in più qua. E questi non mi servono a niente, quindi posso anche andare. E adesso arrivano quei volatili. Questi sono i volatili. Prima mi sono confuso. Come vedete non dovrebbero neanche arrivare al mio castello teoricamente. Con due torrette e tutti sti arcieri non dovrebbero neanche riuscirci ad arrivare. Infatti non ci sono arrivati. Perfetto. Le unità che perdiamo logicamente ritornano subito il giorno dopo. E adesso abbiamo sopra arrivano dei volatili e sotto arrivano dei guerrieri con la spada e lo scudo, chiamiamoli così. Sai cosa farei io? Io andrei a potenziarmi i guerrieri, così ne prendo altri 4. E li porto tutti qua, in modo tale che qua abbiamo una bella difesa di guerrieri. Questi li sposterei un pochettino più in qua, un pochettino più indietro, e la torretta me la andrei a potenziare. Perfetto. Aspetta, posso farmi anche un campo di grano per i soldini. Esattamente. Bene. Riescono quasi a distruggermi un campo di grano, quasi. Oh, sono un po' spaesati, vabbè. Spaesati però ce l'abbiamo fatti, easily. Bravi, e vanno direttamente ad attaccarmi questi qua. Molto bravi, molto buoni. Che bello che è sto gioco, ragazzi, mi piace tantissimo. Tantissimo. Va bene, voi ritornate. Adesso arrivano 5, arrivano da tutte le parti. Quindi qua ci sono i volatili che li lascerei così. Io andrei a concentrarmi su questi qua in fondo a... In fondo verso sud-est, diciamo. Perché questi sono volatili e quindi andrei a mettermi un paio... Andrei a mettermi tutti qua. Oppure ci andiamo a mettere tutti al centro e vediamo cosa succede, dai. Qua, tutti al centro. Cosa posso potenziarmi? Le torrette non posso più potenziarmi. Le casette... Non è che mi serva molto perché adesso sono tipo al 12 di... Oh, si potrebbe potenziare ancora il castello. Oppure ci facciamo... Si può farsi una torretta? Se andiamo a potenziarci il castello... Dai, andiamo a potenziarci il castello a vedere cosa ci prende. L'unità si muovono 60% più veloce quando gli do un comando. Attaccano mentre gli do un comando e 30% in più di attacco. Noi facciamo questo, 75% in più. E adesso possiamo andare ad espanderci il nostro castello. Eccezionale.
Eccezionale. So se ci servirà, però insomma, è good to know. Good to know. È buono a sapersi. Adesso vediamo dove vanno. Se vanno un po' alla caspi di cane. Bene. Bene contro quelli che sono i più forti. Questi ce la fanno da soli, quelli ce la fanno da soli. Noi non dobbiamo neanche aiutarli, ma ce la facciamo molto easily. Molto molto facilmente. Eh sì, eh sì. Perfetto. Vediamo quanto oro riceviamo. È una bella. Un bel po'. Devo farmi un'altra torretta qua. Devo farmi un'altra torretta qua. E andrei a potenziarmele. 5, 5 e 5. Qua ci potremmo fare un'altra torretta e andare a potenziarci. Adesso abbiamo una valanga di torrette. Qua li prendiamo tutti. Li prendiamo tutti e andiamo a posizionarli qua. Perfetto. Va bene, dai, adesso andiamo in battaglia. Dovremmo farcela abbastanza facilmente, penso. Abbiamo tante torrette, quello è il fatto, eh. È una valanga di torrette. Forse serve una mano un po' verso l'alto, verso nord, forse un pochettino. Però vabbè, ci vanno i miei cavalieri lì. Bene. Questi li prendo e li sposto qua. Va bene. Sì, vabbè, comunque è il primo livello, eh. Però volevo farvi vedere un po' com'è il gioco, perché dal primo livello si può vedere un po' come funzionano le dinamiche di sto gioco. Le dinamiche non cambiano, cambiano logicamente gli avversari, il livello di difficoltà, il numero di nemici che arrivano verso il nostro castello. Vabbè. E adesso siamo praticamente, penso all'ultimo, penso. Penso, abbiamo 50 e 30 che arrivano tutti da sotto, vabbè. Allora ci facciamo un'altra di queste. Ci facciamo, dai, ci creiamo un bel castello in modo tale che si veda un po' come è fatto il castello, che mi sembra una cosa, che è una cosa veramente eccezionale. Guarda che bello. Guarda che bello, che bello, che come è fatto sto gioco. So che è fatto benissimo. Uno dei miei giochi preferiti in assoluto. In assoluto. Abbiamo ancora 17. Potremmo andare a a potenziarci la torretta questa qua. Dai, che andiamo a farci la mega torretta. La mega torretta. E dopo, vabbè, ci facciamo una casuccia. Che vabbè, non ci sta mai male. Andiamo in battaglia. 11 di 13. Ma dai. Pensavo fossimo alla dodicesimo o al tredicesimo giro. E beh. E però, insomma, riescono a venire. Ne abbiamo di torrette, però riescono comunque a farmi dei danni. Pensavo che non riuscì. Guardate qua quanti. Andiamo con la nostra spaduccia. Poi in mezzo a tutti con la nostra spaduccia per aiutare un pochettino. Anche se non servirebbe perché. Perché ne abbiamo abbastanza di gente che spara. Con le torrette anche. E beh. Perfetto. E adesso quanto è che riceviamo? Riceviamo 33, riceviamo. Adesso arrivano 5 da. Adesso c'è il penultimo giro. Il penultimo round. Arrivano solamente 5 da qua. E basta. E l'ultimo giro ci dobbiamo preparare per l'ultimo giro. E quindi vorrei dire di farmi un paio di casette ancora, in modo tale da prendere gli ultimi soldini. Qua ci potremmo anche fare un upgrade. Vabbè, ci prendiamo arcieri. Un paio di arcieri ce li prendiamo. Ancora. Perfetto. E questi intanto li posizioniamo qua e dopo vedremo, dai, quando la notte è finita. Andrei a fare le mura più forti, perfetto.
andrei a potenziarmi, le torrette sono già tutte potenziate, non posso creare altre torrette a parte un mulino, dai facciamo anche il mulino, così facciamo anche il mulino e adesso andiamo verso la notte. Adesso arriva il penultimo giro, il dodicesimo round di 13. Abbiamo la possibilità di raccogliere un paio di monete. Zac, 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 zac. E adesso arrivano da tutte le parti. Guardate lo schermo. In fondo, qua arrivano anche delle baliste, come vedete. Qua arrivano anche delle baliste. Quindi sarà un giro bello tosto. Ne arrivano da sopra. Baliste anche da sopra, quindi andrei a potenziarmi la torretta e a farmi la torretta contro le baliste. Poi andrei a prendermi un paio di questi e li metterei direttamente qua. Dopo vado a prendermi un paio di questi e li metto qua. E qua arrivano solamente gente che vola, che non mi preoccupa più di tanto. Quindi andrei a farmi solamente la torretta qua per le baliste, perché le baliste sono veramente le cose, i nemici più cattivi. I nemici più cattivi. Questi li posiziono qua, perfetto. E adesso andiamo. Adesso arriva l'ultimo giro, l'ultimo round. Noi andiamo direttamente sulle baliste, in modo tale che vadano via subito, perfetto. Voi non dovevate venire giù, non so perché siate venuti giù. Vabbè. Perché hanno visto dei nemici al sud e sono venuti giù verso parte. Adesso questi li prendiamo. Li posizioniamo qua, in modo tale che aiutino un po'. Questi se fanno con le torrette da sole, perfetto. Non serve che andiamo ad aiutarli. Qua insomma si vede già che ce la farò anche abbastanza facilmente. Primo giro è sempre bello per farvi vedere un po' come funziona il gioco, un piccolo tutorial. Qua attacchiamo come se non ci fosse un tomorrow. Come se non ci fosse un tomorrow. Adesso arrivano da sopra. Andiamo a prenderli, a posizionarli qua sopra. Le baliste che non riescono neanche ad attaccare. O forse sì, riescono ad attaccare. Boh! Un colpo e sono morti. Oh, qua bisogna stare un po' attenti, signori. E infatti riusciranno ad entrare probabilmente nel castello. Come vedete, le nostre torrette sono state abbattute. Però insomma non sono riuscito ad entrare nel castello vero e proprio. E adesso da dove arrivano? Da sotto. Adesso arrivano da sotto, andiamo a prenderci tutti, andiamo a prenderci e piazzarceli qua sotto. Tutti, 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 tutti di sotto, tutti di sotto. Tutti qui sotto ad aiutare. Anche noi andiamo ad aiutare un pochettino con la spaduccia. Vittoria! Ed eccoci qua, la nostra prima vittoria. Volevo farvi vedere un po' il gioco come funziona, le dinamiche. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi sia piaciuto, se vi è piaciuto, dai, lasciatemi un like o abbonatevi al canale per vedere altri video su questo gioco. Noi ci vediamo assolutamente la prossima volta e faremo la mappa, questa mappa qua, però con una difficoltà in più. Oppure faremo una seconda mappa, chi lo sa. Grazie mille per la visione. Sbloccato per... Grazie mille per la visione e ci vediamo la prossima volta con un nuovo video.